Tu piuttosto cosa ci fai ancora sveglio? Sto leggendo. E cosa stai leggendo di così tanto interessante da farmi venire un infarto? Una storia sugli alieni. Alieni? E da quando leggi storie degli alieni? È da tanto tempo, non credevo che ti interessasse. E mi interessa invece, è come se mi interessa. Sai che una volta io ho visto un alieno? Davvero? Vuoi che ti racconti com'è andata? Dai, racconta! Tutto iniziò alcuni anni fa. Un astronauta in missione segreta su un pianeta lontano. Venne attaccato da una creatura aliena. Papà, ma dici sul serio? Sì, dico sul serio. Ascoltami attentamente. L'alieno lo attaccò e dopo una lunga ed estenuante lotta l'astronauta lo catturò e decise di portarlo sulla Terra per farlo esaminare. Intanto alla base militare arrivò la notizia dello schianto. Tutti partirono per recuperare la creatura, ma andarono nella direzione sbagliata. Solo un soldato prese la strada giusta. Chi era quel soldato? Ero io. Ma come? Se tu non hai neanche fatto il militare. Zitto e ascolta. Dovevo affrettarmi perché la creatura poteva cadere nelle mani sbagliate. Allora ebbi un'idea. Arrivai tardi, la creatura era stata rubata, così mi misi subito sulle tracce del ladro. Mentre io mi ritrovavo nuovamente a piedi, il ladro portava la creatura nel suo castello.
Devi sapere che quello non era un uomo qualunque, ma uno scienziato pazzo. Finalmente giunsi alla costa. Lì chiesi un passaggio per il castello ad un traghettatore. Era una creatura ripugnante, coperta di bende. Il castello era pieno di pericoli, dovevo stare attento, dovevo stare all'occhio. Thank you.
l'alieno che fine fece? Tornò a vivere sul suo pianeta, a milioni di chilometri dalla Terra. Secondo me sei tu che vivi a milioni di chilometri dalla Terra. Ormai ho 10 anni e non mi prendi più in giro con queste stupidaggini. Ma non ti sto prendendo in giro. Sono fatti accaduti davvero. Notte. Vabbè, come preferisci. Notte.